Abbiamo seguito alla presentazione del bando Coop Startup Unicoop Tirreno, che abbracciava altre regioni, soprattutto del centro. Cosa ha significato per voi lavorare al sud e in particolare in Calabria? Per noi è stato un ritorno al sud, perché il primo grosso progetto Coop Startup l'abbiamo fatto in Puglia. Quello di Unicoop a cui faceva riferimento è andato fino ad Avellino, e in Calabria è una gran bella scommessa e devo dire sta andando bene, perché è una regione che ha risposto molto al bando, cioè noi abbiamo avuto tante risposte, c'è stata ovviamente una prima selezione, l'aula che attualmente è in corso della formazione dimostra una grande attenzione. Sono progetti interessanti che devono essere ulteriormente sviluppati, la formazione serve anche a questo. E noi speriamo che i 7 che verranno, che poi saranno vincitori, ma anche quelli che pur non essendo vincitori avranno la voglia, la forza, la costanza di trasformarsi in cooperativa e avranno tutto l'aiuto di Legacoop Calabria, anche quelli che non avranno vinto, possano produrre dei benefici in termini di occupazione qualificata in questa regione, di giovani. Spesso ci sono molti fraintendimenti quando si parla di innovazione e di definire l'innovazione, e spesso vengono anche portati avanti dei progetti che non sono realmente innovativi. Ecco, volevo chiederti che cos'è per te l'innovazione e che cos'è per voi di Coop Fond l'innovazione? L'innovazione, cioè la letteratura sull'innovazione è amplissima. Diciamo questo, che l'innovazione che interessa a noi è quel qualcosa che modificando profondamente dei meccanismi crea qualcosa di nuovo per il luogo e per il mercato, insomma, in cui è pensato, e che sia comprata dalla gente. Cioè, noi possiamo avere delle invenzioni o prendere delle invenzioni di altre e cercarle di applicare sul territorio, ma finché sono invenzioni sono cose teoriche, sono scoperte, invenzioni. Il momento in cui diventa innovazione in termini di impresa è nel momento in cui, producendo quel prodotto o servizio, qualcuno lo compra, produce valore, produce reddito per chi. Quindi un'innovazione collegata alla sua produzione. È un'innovazione che non è solo l'innovazione digitale, l'innovazione tecnologica spinta. L'innovazione ha tanti aspetti, ha sicuramente quella tecnologica, sicuramente quella digitale, ma anche l'applicazione di queste a dei settori che sembrerebbero lontani nell'innovazione che invece ne incorporano tanti. Faccio l'esempio dell'agricoltura, per esempio, del settore sociale. L'innovazione è anche un organizzare in modo diverso e che produca risultati migliori in termini di minori costi e maggiore efficacia anche di processi che già ci sono. Voi come Coop Startup avete pubblicato un'indagine che mostra come il 2% delle startup siano cooperative. Innanzitutto, come interpretate questi dati e cosa bisogna fare per far crescere questo numero? Noi abbiamo fatto un'analisi dei dati pubblicati dalle Camere di Commercio, perché sapete che c'è il registro delle startup innovative presso la Camera di, le Camere di Commercio. Hanno pubblicato i dati. E mi pare, ora non ricordo le cifre, che siamo intorno al 2% la cooperazione sulle startup innovative, che può apparire una percentuale bassa. In realtà è la stessa percentuale che esiste tra cooperazione e impresa normale, tra l'insieme delle imprese. Fatto che non ci soddisfa, ovviamente, cioè voglio dire, non siamo a un livello più basso che nei rapporti normali tra cooperative e altre imprese, e che noi crediamo che la cooperazione sia un elemento molto utile per realizzare innovazione, sia essa innovazione di prodotto, di servizio, di processo organizzativo, nei vari modi che vi dicevo prima, perché è un modo per valorizzare l'esperienza di coloro che la propongono, di coloro che vogliono fare questa impresa. È un modo per valorizzare il fatto che questa impresa rimanga loro e non abbia la funzione di essere creata per essere venduta al miglior offerente dopo poco, e quindi produca il futuro della propria vita, insomma. Un'ultima domanda. Oggi ci troviamo in un contesto universitario, che è l'Università della Calabria, che è un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. Il modello cooperativo però non è studiato in maniera approfondita all'interno delle università e delle scuole. Non credi che sia importante cercare di veicolare i valori cooperativi e il modello di impresa cooperativo anche attraverso la formazione scolastica e universitaria? Sicuro. Io credo che non ci sia bisogno peraltro di fare corsi specifici.
Il problema esiste, è grosso, noi lo affrontiamo da tempo e stiamo stimolandolo in tutti i luoghi dove possiamo, anche contribuendo alla sua realizzazione. Cioè, di cooperazione si deve parlare in diritto commerciale, così come in economia, così come quando si parla del tipo di impresa. Esiste nel nostro sistema giuridico, ma esiste nella realtà economica mondiale, esistono varie forme di impresa. Una di queste è la cooperazione, sia essa in forma di SRL, SPA. Cambia l'obiettivo, nel senso che l'obiettivo non è quello del massimo profitto per dividerlo tra gli azionisti, siano essi capitalisti o anche capitalisti che operano anche in impresa, ma è quello di metterlo a disposizione dei soci della cooperativa e reinvestirlo per far crescere l'attività produttiva di questa cooperativa. Nelle università bisogna creare la cultura perché ciò avvenga, e queste iniziative qua, che in Calabria per esempio hanno visto presenti tutte le università, ora noi siamo a Unica, siamo all'Università delle Calabrie di Cosenza, che ci accoglie, siamo molto contenti, è un bellissimo campus, ma tutte le università calabresi, sia di Reggio che di Catanzaro, hanno aderito all'iniziativa. Crediamo che anche così si faccia parlare di cooperazione. Ok, grazie.